ragazzi, sono Remoldigno e oggi ragazzuoli siamo tornati qua in un video leggendario. Sicuramente dal titolo e dalla copertina vi state già facendo mille domande, oppure se siete un po' astuti avete già capito cosa succederà in questo video. Ma fatemi spiegare bene il tutto. Ho su apposta anche la divisa del Milan perché ragazzi il 25 maggio, chi non se lo ricordasse, ho fatto incontrare Papà Remo con Leao. Vai! 1, 2, 3. Quel video ragazzi è diventato super virale, è stato veramente un momento assurdo per me riuscire a realizzare questo sogno di mio papà, che appunto ragazzi una volta che ha visto Leao è scoppiato a piangere di brutto. Papà, sì. Ti sei un grande. Siamo visti a Praga, non so se ti ricordi. E quindi ragazzi gli ho fatto una sorpresa e un regalo ed è arrivato il momento di fargli anche uno scherzo. Da lì però non ho più avuto contatti con Leao, se non che qualche giorno fa mi arriva un messaggio su Insta un po' particolare dove mi si diceva che avrei avuto la possibilità di portare Leao a casa. Cioè, io mi sono detto, è veramente impossibile portare Leao a casa. Non è... Rafa. Ciao Simo. Come stai? Tutto bene. Cosa ci fai qua? Ma non ti ricordi, dobbiamo giocare stasera? Mi sono dimenticato. Rafa, siediti pure, non stare in piedi, Rafa. Grande, bro. Grande, Rafa. Ragazzi, è incredibile. Abbiamo qui davanti a noi il sosia, letteralmente, di Rafa Leao. Come ti chiami? Chiamo Solomon. Solomon, e cosa fai nella vita? Raccontaci un po'. Lavoro della moda. Lega, mamma mia, io sto impazzito. Appena mi è arrivata questa richiesta, mi ha mandato una tua foto. E ho detto, Leao. Cioè, la gente cosa ti dice? Molte volte ti scambio per Leao. Sì, mi fermano anche durante il... Davvero? Sì, anche lo sfilate mi dicono. Perché tu fai le sfilate proprio. Sì, ogni tanto, quindi... Sto male, ragazzi. Ti fai il Milan oppure no? Ok, e col calcio sei bravo, ci giochi o...? Col calcio sì, sono difensore. Ah, difensore, ragazzi, pure calciatore l'ho trovato! Ma impazzisco! Ci sta. E allora, qua abbiamo due cose da farvi vedere. Una, la maglietta che ti ho dato, falla vedere sulla schiena. Perché ragazzi è proprio la maglietta di Rafa Leao firmata da Leao. Io mi sento male. E niente, quindi ce l'avrai per questo video, così siamo top. E l'idea appunto te l'ho già spiegata, gliel'ho già spiegata un po' prima fuori dal video. Insomma, noi adesso andiamo a mangiare, ci prendiamo due cose, aspettiamo che diventi sera, facciamo un giro. Quando è sera poi arriveremo qui in casa, montiamo il campo, le due porte come ho fatto con Cristiano Ronaldo, c'era sera che ti ho mandato il video. E giochiamo a calcio, c'è una partita di mio padre, un po' sclererà insomma. Va bene. E questo poi ragazzi, vediamo chi se lo ricorda, chi è un real fan, dove l'ho preso questo pallone. Scrivetelo voi nei commenti qua sotto. E ora mi è venuta un'idea, cioè mentre registravo raga mi è venuta questa idea folle. Allora, che ne dici bro? Se a 20.000 mi piace porto Rafa Leao a San Siro con mio papà e proviamo in qualsiasi modo a incontrare Leao. Cioè ti faccio incontrare il vero Leao. Tu non l'hai mai incontrato? Ragazzi, non l'ho mai rincontrato. Sarebbe il mio piacerebbe. Sogno di incontrarlo. Ragazzi, ho esaudito un sogno, che è quello di mio padre incontrarlo. Lo esaudirò per la seconda volta. Milan, se stai guardando, sapete cosa fare? Mettete like, ragazzi. E like, 20.000, portiamo Rafa a conoscere ragazzi. Rafa. L'incontro della vita, ragazzi. Diventerai pazzo. E detto ciò, ci vediamo dopo. Let's go, ci vediamo stasera. Ciao. Much later. Bene sì ragazzi, siamo tornati, siamo andati a cena. Com'è stata la cena, buona? Buonissimo. Raga, guardate che stile che c'ha Rafa. Comunque fai vedere che ore sono, bro. 00:20. Sei pronto per fare uno scherzo? Buonissimo. Let's go, sì, andiamo. Mo entri in camera mia e è tutto al buio, seguimi. Ok. Prima pantaloncini, adesso mi cambio anch'io. Questa è la foto che abbiamo fatto con Leao, quindi a un certo punto la tirerai fuori, gli dirai non ti ricordi di noi che abbiamo fatto. Ora mi cambio anch'io e poi montiamo al campo. Let's go ragazzi. Raga, è assurdo, guardate da qua. Comunque abbiamo anche il pallone e le scarpe, però le scarpe mettile dopo, se no facciamo rumore bro. Intanto io inizio a portare solo il campo.
chi arriva prima di 5 vince. 1-0. Sì, 1-1. What? Mori, ma che c'è qua? Vieni qua. Ehi, Leao. Ma ascolta, non è. Allora, non sei. Ascolta un attimo. Ma sì, è Lea. Fagli vedere la foto. Certo, sono Rafa. Non ti ricordi che l'altra volta si è messo. Ma che cosa mi ricordo? Che foto l'ha fatto con lui? No. La nostra foto. Ascolta. Non ti ricordi? T'ho detto che sta roba qua doveva stare al suo posto. Ascolta un attimo. Adesso è già notte. Per piacere. Questa roba qui è una roba che ci tenevo tanto. Sono io, sono Rafa. Ma che cosa sei te? Smettila, che non sei te? Non sono mica scemo, Guarda, dimmi che gliel'hai fermata. Quella fermata. No. Che quella maglia lì doveva rimanere al suo posto, hai capito? No, è di Rafa, è tiratela sua. Via. Fammi la giocare, vai Rafa. Ascolta, tu non hai capito che non è tua quella roba di mano. Sì! No, papà, arrivo la palla sull'ultimo! Vai fermo! Oh, ehi, Ciccio, vieni qua! Guarda, Milan, adesso te lo do io, Leao. Ascolta un attimo, fermati un attimo comunque la palla che fa un casino. Ascoltate un attimo. Papà, è venuto apposta, Rafa, con la tua... Questa è la tua maglietta, è tutto suo. Ascolta, io posso capire che assomiglia a Leao, ma non sono deficiente l'uno nel Leao. Ascolta un attimo, adesso voglio fare una cosa, la cosa più importante. Fammi firmare qualche me la sto rovinando. Ascolta, ma cosa pasticci che... No, ascolta, tirati via quella maglia lì. Che me l'ha data Leao, ci tengo tantissimo, hai capito? Ma poi questa gliel'ho regalata, gliel'ho regalata perché non può fare il video. No, ma tu stai scherzando, scusa. Ci siamo messi in scambio, ti volevo dare la maglia di Leao. Certo, è il suo sogno. Che cosa hai regalato che è mia? È il suo sogno incontrare Leao, gli ha regalato la maglia che non so fare. Che ci ha messo una vita per farmela firmare. Va bene, Rafa, puoi andare, vai tranquillo. Allora, niente, Fra, vai. Ma dov'è che va? Io l'ho venduta per fare la partita. Venduta? Ascolta, tirati la... Vabbè, Rafa, adesso mi piace. Rafa sì, Rafa no, ascolta, va bene. Te la tiri via per piacere. Bene. Amici come prima, mi fa piacere che assomiglia a Leao. È anche notte però, capisci? Hai capito che è notte, eh? Hai capito? Allora finiamo. Vai, cambio porta. No, finito, fico secco. Aia! Ascolta, basta. Ho detto che... Scusa. Tutte e due, fuori dalle palle, via, basta. Il gioco è finito, basta. Basta. No, bella, vai, salutalo, arrivederci. Arrivederci. Buonanotte, arrivederci. Silenzio, quando uscite fate silenzio perché è notte. Okay? Smettila.